Una strana voce circola per Roma. Nel Louvre ci sarebbe un fantasma. È quanto afferma il custode Gautrey, che lo avrebbe visto durante una ronda. Un giovane studente, Andrea Bellegarde, affascinato da questa storia, riesce a farsi rinchiudere nel museo. Verso mezzanotte scorge un bambino intento ad armeggiare sulla statua del dio caldeo Belfagor. Il giovane viene salvato dal commissario Menardier, che è appostato poco lontano, ma il fantasma è scomparso. Dopo questa strana avventura, Andrea Bellegarde assurge agli onori della cronaca ed è oggetto delle attenzioni di una giovane donna bella e misteriosa, Luciana Borel, con grande disappunto di Colette, figlia del commissario Menardier, che prova per lo studente una viva simpatia. Una notte, il commissario riceve una telefonata da Belfagor, che lo invita ad un appuntamento. Recatosi al luogo indicatogli, Menardier si trova in presenza di una vecchia signora, Lady Odwin. Lady Odwin dice subito di essere la protettrice di Belfagor e fa intendere molto chiaramente che se Belfagor non venisse lasciato in pace, Colette, la figliola del commissario, potrebbe avere delle noie. Non è una minaccia vana. Infatti una sera in un cinema, Colette è vittima di una misteriosa aggressione.